Allora, raga, battiamo il Ludogorets in casa 2-1 e passiamo il turno, raggiungendo per l'ennesima volta gli ottavi di Europa League. Vediamo se questa volta riusciamo a passarli. Per la legge dei grandi numeri, magari dai e dai, ce la faremo. Sinceramente, c'è poco da commentare in una partita del genere, senza pubblico, contro il Luco Gorets, però. Mi andava di fare sto video giusto perché purtroppo domenica non si è potuto giocare a causa sto cazzo di coronavirus che ci sta stracciando i maroni. E quindi dai, vediamo un pochettino com'è andata questa qualificazione in Europa League con un primo tempo chiuso sul 2-1, giusto perché a noi ci piace subito farci dare un po' di pepe perché effettivamente la partita era molto blanda, quindi abbiamo pensato bene di farci fare gol da un giocatore che non conosco, non so chi è. Poi Biraghi con un tiro mezzo deviato su assistenza di un tiro cross mezzo deviato su assistenza di Eriksen, la pareggiano 1-1 e poi un mitico gollonzo di Lukaku ci regala il vantaggio a fine primo tempo. Se c'era mai dire gol, ci avrebbero fatto una puntata sul gol di Lukaku. Comunque abbiamo finito il primo tempo in vantaggio senza neanche ingranare la terza. E per la gioia di tutti, nel secondo tempo abbiamo pensato bene di non fare neanche un gol perché siccome la partita era molto emozionante, quindi abbiamo pensato bene di non segnare, anche se ad onore del vero abbiamo avuto le occasioni con Sanchez che ha preso la traversa, Lukaku che ha preso il palo, quindi si poteva fare il terzo gol, ma non siamo riusciti. E non ci abbiamo neanche provato più di tanto, sinceramente. E nel secondo tempo, purtroppo io mi aspettavo sinceramente questa partita di vedere più 4-3-1-2. Diciamo che la difesa 4 a tratti c'è stata, però non ho visto Eriksen nella sua posizione da trequartista come piacerebbe vederlo a me. Purtroppo, va bene, niente di che, non è che il giudizio su Eriksen si deve basare su queste partite. Comunque a noi i tre centrali ci piacciono sempre, anche contro il Cago Gorez, ce li teniamo stretti. Quindi facciamoci una ragione, ragazzi, inutile è. Evidentemente Conte non pensa ancora che la squadra è pronta per una difesa 4, per questo modulo che secondo me è più adatto alle caratteristiche della rosa, ma quello che dico io non conto un cazzo, confronto a uno dell'esperienza del valore di Antonio Conte, quindi giustamente noi tifosi facciamo i nostri discorsettini da bar. Perché il tempo ce lo passiamo così, se no ci spaccheremo solamente i maroni. Oggi mi è piaciuto molto Sanchez perché a livello di voglia veramente niente da dire. Gli manca ancora quello sprint, quel brio finale, ma è una cosa che potrebbe venire fuori anche con la forma, ragazzi. Alexis Sanchez nel proseguo della stagione, in questo mentre ci avviamo alla parte decisiva, potrebbe essere molto importante, lo ripeto sempre. Prendiamo Borja Valero, solito buona partita, ma per il resto, ragazzi, cioè, l'avversario era talmente poca roba che di cosa vuoi parlare? C'è poco da parlare. Prendiamola come una sgambata in vista della partita con la Juve, che oggi, a dispetto delle ordinanze, ha cercato in tutti i modi di riaprire le porte al pubblico. Per me, sinceramente, anche se aprisse la porta al pubblico, non mi dispiacerebbe neanche, non è che non voglio vantaggi, noi interisti non vogliamo nessun tipo di vantaggio e non l'abbiamo certo deciso noi di giocare a porte chiuse, quindi per me se riescono a far entrare i tifosi ben venga, così se li battiamo c'è più gusto a risverginare il Conad Stadium. Quindi ragazzi, per il resto, speriamo che questo periodo un po' strano a livello sportivo e sociale, dovuto a questo cazzo di virus che ci ha scassato la minchia, finisca presto, che si ritorni alle partite con gli stadi pieni, perché sennò diventa una gran rottura di cazzo, perché senza il pubblico sinceramente si perde la metà del godimento a vedere le partite e vediamo che sorteggio peschiamo adesso in questi ottavi di Europa League. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.